Oggi una stella per voi. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e bentrovati sul canale, benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi un video meraviglioso, facile facile, buono, buono, bello bello. Cosa volete di più? Volete scoprire cosa dobbiamo fare? Una bellissima stella di pasta sfoglia con la Nutella a più strati, una cosa deliziosa dall'aspetto fenomenale. Però prima di spostarci di là vi invito a seguirci anche su Facebook, nella pagina Facebook di Arte per te, perché tutti i canali, sia Ombretta, che Arte per te, che Due Cuori Una Cappa, fanno riferimento a quella pagina Facebook, e vi invitiamo anche a seguirci su Instagram, sempre Arte per te. Reel bellissimi, post bellissimi, Gabriele in pose assurde, quindi veniteci a seguire. E allora, ora basta parlare e andiamo a vedere come fare la nostra stella speciale. Ed ecco gli ingredienti per la nostra stella di sfoglia alla Nutella. Vedrete che bel dolce. Allora, della Nutella, 3 rotoli di pasta sfoglia tonda, mi raccomando, delle goccioline di cioccolato fondente, queste a piacere, e dello zucchero a velo per decorare. Per la superficie del fiore, un tuorlo e il latte in pari quantità del tuorlo, ma lo vedremo dopo, ho semplicemente dimenticato di prenderli. Come prima cosa srotoliamo la nostra sfoglia. Prendiamo la crema alla nocciola che più ci piace e versiamo con la spatola un po' di Nutella, non lesinate, perché la Nutella secca molto in forno, quindi poi... Che c'è? Niente, è molto invitante. E spalmate la Nutella su tutta la superficie, sino al bordo. Prendiamo le nostre goccioline di cioccolato fondente, che io utilizzo, vi dico il perché, perché la Nutella in forno con la sfoglia diventa ancora più dolce. Le gocce di cioccolato si scioglieranno e, amalgamandosi alla Nutella, porteranno più in basso il livello di zucchero e quindi paradossalmente risulterà meno dolce ma più piacevole, molto più piacevole, se non nausea. Invece così non nausea, quindi ve ne potete mangiare quanta ne volete. Ecco. Poi apri un'altra sfoglia. Aprite l'altra sfoglia, la poggiate sopra la precedente. E le fate combaciare. Voilà. Prendiamo di nuovo la crema di nocciola. Noi usiamo la Nutella, ma viene buonissima con qualunque crema, ragazzi, anche con la crema di pistacchi, con la crema di nocciola bianca, con la crema al cioccolato bianco, con tutte le creme. E a questo punto parte la domanda: Ombretta, ma viene bene anche con la marmellata? Solo con la marmellata? Tutta questa marmellata, secondo me, no. Dovreste fare crema o ne mettete proprio poca poca, ma è sempre meglio la crema che la trattiene, se no vi si spande da tutte le parti la marmellata. Sapete cosa potete mettere se non avete voglia di fare la crema bianca e la volete fare con la marmellata? Le creme dessert già pronte, quelle nei vasetti. Ne spalmate una e mettete la marmellata. Stai riprendendo? Uh-huh. Altra spolveratina di gocce fondenti. Metti una qua. Prendiamo l'ultima delle nostre sfoglie e adagiamola sulle precedenti. A questo punto prendiamo
Questa, brava. Una tazza abbastanza grande, poniamola al centro e pigiamo un pochino. Pigia. Ho pigiato. Poi? Con una rotella. Per il taglio della pizza. Pratichiamo dei tagli. Io comincio a croce. 1, 2, 3, 4. E poi taglio in mezzo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E taglio nuovamente in mezzo. Voilà, togliamo la tazza che abbiamo posto in centro e adesso dobbiamo fare un movimento concentrico di ogni raggio, però l'uno al contrario dell'altro, cioè con le dita dovete prenderlo e fare così, ok? Due volte, così e così. Fammi vedere. Vi vedere. Faccio vedere. Allora, prendo questo e faccio uno e due. Prendo questo e faccio 1 e 2, quindi i due lati li unisco così. Okay. Ok? E lo faccio con tutte le coppie, quindi li giro sia quello destro che quello a sinistra, li avvito due volte verso il loro interno. 1 e 2 e voilà, e unisco. Ok. Fate così? Fate così con tutti i raggi. Basta. Uno e due e unisco. Basta, non c'è bisogno che conti. Ma secondo voi perché Gabriele dà fastidio che io conti? Dà fastidio a tutti, non te lo dicono. Ditemi, vi dà fastidio che conti? O vi fissa in mente meglio la ricetta? Sì, uno e due soprattutto. Uno, due, uno, due. Dai, va. Gira, comunque, gira. Uno... e due. Qualcuno sicuramente risulteranno dispari. Non è possibile se hanno tagliato a croce. Se hanno poi... tagliato a croce. Dici bene se hanno ascoltato e visto la ricetta. Se no poi dicono non mi è risultata, me ne è rimasta una. Lo diranno. Vedrai che ci sarà qualcuno che lo farà. Ok, a questo punto passo l'uovo e il latte. Vi faccio vedere. Nella tazza che avevo usato per prendere il centro, verso il tuorlo e un pochino di latte. Usa la forchetta, non usare la frusta che poi dobbiamo lavare. Con una frustina. No! Mescolo i due ingredienti. Non mi devi seguire perché mi metto alla luce. Io ero fermo. Male, questa la lascio, mi tratta male. E con il pennello spalmo su tutto in maniera abbastanza abbondante, se la voglio bella dorata. Io sono intollerante all'uovo, posso usare solo il latte? Sì. Oppure viceversa, posso usare solo l'uovo? In alternativa che si può mettere? Un po' di burro? No. Un po' d'acqua. Trasferiamo il tutto. Vado? Sì, sì. Su una bella leccarda e poniamo in forno preriscaldato a 200 gradi per una quindicina di minuti. Io uso un forno combinato, quindi ventilato e grill insieme, nella parte bassa del forno. E voilà. Chiudi. Ci vediamo dopo. Ed eccoci pronti, apriamo il forno, lo tiro fuori appena dorato perché io lo preferisco con una cottura medio-bassa, ma se voi lo volete più incastagnato tenetelo qualche secondo in più. Quanto me lo sta buttando addosso? Perché non mi hai fatto aprire il forno. E voilà, guardate che bello! Ma non è stupendo? Adesso
cade la neve, perché questo è un dolce perfetto per le festività natalizie. È veramente perfetto perché è velocissimo da fare, quindi potete tenere gli ingredienti in casa e all'ultimo momento prepararlo quando ci sono visite. Bravo. Facilissimo da mangiare perché questi raggi si spezzano e vengono via come dei cornettini. Quindi è facile da porzionare. Sì, 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 ed è buonissimo. E voilà. Bene, adesso vi lasciamo alle foto e noi ce lo andiamo a gustare. E ci vediamo subito dopo per dirvi com'era. Ciao! Avete visto come è semplice fare questa stella? Veramente una cosa che anche un bambino potrebbe riuscire a fare. È proprio con effetto. I bambini dovete farla, specialmente adesso che si avvicinano le feste natalizie. Tra poco ci siamo, ragazzi. Divertitevi a farcirle in mille modi diversi. Potrete farle anche rustiche, magari con Philadelphia crema di pistacchi. Pensateci, benissimo. Potrebbe essere un aperitivo davvero diverso. Benissimo. Noi ringraziamo Ombretta perché è sempre forte. Sì, sì, sono fortissima con la Nutella, ragazzi. E allora aspettatevi un prossimo golosissimo video, sempre qui nella vostra cucina reale. No, virtuale, giusto. Va bene, alla prossima volta. Ciao, un bacio. Imparerà prima o poi. Ciao.